tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuger e ragazzi, anche oggi appuntamento con tutte le novità dell'aggiornamento della stagione 4 di Fortnite. Abbiamo visto ieri ragazzi le nuove skin che in questi 60 oramai 7 giorni dovremo e potremo acquistare nello shop. Oggi andremo a vedere invece i nuovi deltaplani e i nuovi picconi che presto arriveranno ovviamente a tema cinema, supereroi. Non si capisce bene ancora quale sia il vero tema di questa stagione numero 4. Quindi ragazzi, non perdiamoci in sbrigolate e diamo subito un'occhiata alla prima immagine ragazzi. Prot, il primo backpack ragazzi, classico, niente di esagerato, dovrebbe essere quello relativo al militare secondo me, perché ha una borraccia dietro, non è niente appunto di eclatante come potrebbe essere lo stile di Fortnite. Borsa di fianco, colore verde mimetico e nero con tanto di cinta centrale, un backpack onesto che sicuramente verrà abbinato alla skin del militare, uomo o donna che sia, che presto vedremo. Proseguiamo ragazzi, questo è un pochettino più interessante ragazzi, è facilissimo capire a quale personaggio sarà abbinato, ovviamente lo riconosciamo dalle macchie di vernice che ci sono e dalla maschera antigas attaccata al retro. Questa ragazzi, più che uno zaino, è una sacca che va ad abbinarsi alla skin del Writers, quella che abbiamo visto appunto ieri. Davvero molto bello, doppia bonza che si va ad allacciare dietro, molto, anzi tripla perché ce ne sono tre, visto adesso un pochettino meglio, molto molto colorato. Ovviamente l'immagine sarà molto più definita di quella che state vedendo voi adesso. Queste sono immagini esclusive estrapolate direttamente dal codice sorgente del gioco. Andiamo avanti ragazzi con il primo piccone. Questo è già un po' più particolare ragazzi, sembra vista così una lama, quella tipo del taglierino, non so se ce l'avete in mente, con boh, sembra una roba tipo futuristica, viola, non si capisce tanto bene in realtà. Questo piccone credo sia abbinato alla donna, se devo essere sincero, però staremo a vedere poi nel dettaglio che cosa ci regalerà. Per adesso questa è una bella sugosa anteprima. Avanti ancora, bello, questo è tanta roba. Ops, ho perso il piccone di prima ragazzi, non posso tornare indietro. Allora ve lo faccio rivedere, aspetta un attimo che ve lo faccio rivedere subito, dovete solo darmi un secondino. Era molto bello quel piccone ragazzi, perché se non so se avete visto bene, aveva alla sua apice, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua ragazzi, aveva al suo apice dei missili, quindi piccone che va a richiamare assolutamente una contraerei. Non so se avete mai giocato ai giochi di guerra, sai, quei veicoli a 6-8 ruote che hanno sopra la torretta che gira i missili e poi vanno ad abbattere i jet o gli elicotteri nemici. Questo è molto molto interessante, credo che possa venire fuori una bella figata visto così ragazzi. Mi piace davvero tanto, forse uno dei picconi più belli di questa nuova season che non vedo l'ora di vedere non appena uscirà. Proseguiamo ragazzi con un altro piccone molto classico, un pochettino sembra quello piccone di fortuna, mi sembra che si chiami in Fortnite, quello con i pezzi tutti attaccati dalle viti. Questo invece sembra più un martello, uno schiacciapatate, volevo capirlo meglio, niente di eccezionale, fatto in acciaio sembrerebbe, secondo me va ad abbinarsi sempre ai militari, non so perché, ma ho questo presentimento. Poi se voi avete qualche idea diversa ovviamente scrivetemela sotto qua ragazzi. E beh, il primo deltaplano ragazzi, è un peccato che sia così a poca definizione. Questo è il deltaplano fluorescente che abbiamo visto abbinarsi alle due skin uomo-donna
anch'essi fosforescenti con la tutina. Sono convinto che brilleranno tutte quelle parti non nere, un bel sole sopra, dei profili azzurro e viola, tanto tanto divertimento anche con questo deltaplano, veramente molto molto interessante. Avanti ancora ed ecco appunto l'altro deltaplano che andiamo ad abbinare ovviamente indubbiamente ai militari, niente di eccezionale, magari al suo retro nasconderà qualche sorpresa. Sapete che i deltaplani di solito nascondono sempre qualche chicca, qualche particolarità in base al modello. Questo sembra molto classico, colore verde militare, due strisce gialle che vanno a riprendere il vestiario dei militari, nient'altro da aggiungere per il momento. E proseguiamo con l'ultimo deltaplano, ragazzi, anche questo molto molto soft, se mi passate il termine, ali mimetiche, tela invece nera con una stella sopra, la possiamo notare proprio all'apice, va a richiamare anch'esso i militari. Dobbiamo capire bene su che cosa verrà abbinato. Credo che andando avanti non ce ne siano più, ed infatti ragazzi questo era un mega spoilerone su tutti i deltaplani e i picconi che dovremmo aspettarci in questa stagione di Fortnite. Io vi ricordo ragazzi, questa sera non perdete la live perché c'è il mega torneo sponsorizzato da Utopia Gaming con il patrocinio di Epic Games, dove parteciperanno Rankings e il G1, parteciperanno i Mates, parteciperà probabilmente anche il vostro caro Dexter, insomma un sacco di youtuber influencer italiani. Ragazzi, ci sarò anche io con il mio team, quindi mi raccomando, dalle 19:30 il collegamento, andremo avanti fino alle 24. Io vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale per aggiudicarvi un bel buono da 10 euro, e noi ci vediamo in live. Ciao!